Alla fine, sempre gratis. Permesso per cosa? Scusa, vuoi entrare la mascherina? Ma che cazzo vuoi tu? Sì. Mamma mia, cioè una persona che sta a lavorare là, ma che cazzo vuoi tu? Sulle patatine da l'aperitivo. Ah, no, forse era la signora, ma comunque in generale, ma che cazzo fai, dai? Ma come ti permetti? Sulle patatine che ti danno se fai l'aperitivo. Sì, sì. Non lo fai. Mamma mia, ma mica finisce qui, eh? Ah. Grazie per sub regalato. Sta parlando lei? Io ti dico, allora lasciala parlare lei, perché se non lo fai voglio che tu, se non ti mascherina. Piace, esci, non è turno, non è, sei tu che devi uscire, non è, sto parlando uscire. Con lei, no, mi dica, va bene, adesso esco, però stai calma, subito. Non fare la dura adesso, esco. Stronz. Bravo il cazzo, no, no, tu non entri, io non sto entrando, tranquilla, non entro, tranquilla. Grazie Stefi. Venga, per le patatine, porca puttana, te ne vado a prendere 30.000. Anzi, sai cosa ti dico? Mi hai fatto casino per queste patatine di merda, ora me le porto. Perché lì ha proprio realizzato, no? Aspetta, però, il Don non può passare così. Non può abbozzare. Non può abbozzare, no? La mia chat deve avere il content. Me le prendo le patatine. Posso far pippa davanti l'orfanello? Capito. Andiamo. Porto a casa. Seguimi, bottana. Seguimi, puttana? Ho sentito bene? Sì, sì. Seguimi, sì, puttana, sì, pure. Davide, sentito bene. Pure. Mamma mia. Beh, ha avuto ciò che si merita. Mi dite che non è perma. Beh, due settimane, no, non, è, non perma. È quello che si non merita. È perma. No, io pensavo fosse perma. No, io è... aspetto ste due settimane per vedere. Mamma mia. Se siete in un altro locale, tra l'altro. Wow! Sei fortissimo, bro. Eccola. Che vuoi? Finca pancla. Cazzo, ma che grande. Mamma. Che c'è? Sto mangiando patatine. Non posso? Ma dai, non fare il duro, dai. Infatti sono mangiando. In realtà no, cioè dovresti consumare cibo da quel locale, no? E poi giustamente pure quello... Pure un attimo, non lo so, magari impaurito. Sì, 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 intimorito, perché lui intimorisce. Lui usa lo spavento. Sì, perché se tu non lo conosci, lì per lì ti sembra una persona, un maranzetto tipico, uno che te fa brutto, che poi puramente rischia, perché certo. Si pone con quel mood lì, no? Sì, sì. Ma fin da subito. Vedi che è aggressivo. Il cameriere lì... Ma anche per lui, ma lui anche per questo se li sceglie così. Perché certo. Ci stanno pure persone tranquille, che però se gli arriva uno con un mood del genere, certo. E se scagliano contro. Sì, sì. Solo che, come dice sempre il buon David Jones, l'apparenza inganna, tu non puoi mai sapere chi ti ritrovi davanti. Magari vedevi quello là bassetto, col pelatino, che gli metteva la mano in testa, magari quello gli emenava. Cioè, non è che tu puoi sapere che il tizio abbozza. Certo. Io spero che non gli capiti mai, perché insomma sarebbe una cosa abbastanza spiacevole. Sì. Dio porco, portate da bere al Don, brutti figli di puttana. Portami da bere. Gli ha preso un colpo qua. Sì. Guarda. Portami da bere, guarda. Ha tritolato le patatine. Tutto fiero, guarda, guarda. Portami da bere. Una vita, vedete, nel vedete panico. I cagnolini che abbaiono, non mettiamo a rallentare. Chi è che aveva detto che lui però sta abbastanza impanicato? È quella botte. Ragazza. Chi è che aveva detto? È una ragazza che lo conosce. Brutti figli di puttana. Portami da bere. Paura della vita, c'ha. Cioè. Sì, sì. Non ci prende neanche a noi perché eravamo con te. Casino. Casino. Oh, mi sto incazzando! Che? Praticamente il suo amico, insieme a Social Boom, non può ordinare adesso, loro non possono ordinare per il casino che ha fatto lui. E mo, so cazzi, adesso ci penso io. No, ma io voglio pagare, cioè... Ma non ho capito, qual è il problema? Non ho capito neanche io qual è il problema, però questo non è il modo di comportarsi. No, non è il modo come si è comportata la sua collega. No, no, allora, non sto parlando con te, tu stai zitta. Ragazzi, tu stai zitta. La rabbia, guarda. Calma, ok? Basta. Non facciate per favore che... le patatine, perché non è questo il modo di comportarsi con la maleducazione. Patatine molto buone. Guarda, te le ultima patatina. No, fanno schifo sta merda. Buttale. Anzi, le butto io per te. Guarda. Pure questa alla fine è un furto. Cioè, rubi le patatine, le butti, poi non sono neanche più utilizzabili nel momento in cui
le prendi, le porti fuori, le mangi come cazzo vuoi, prende e butta, no? Ciao! Ragazzini maleducati. Che pezzo di merda. Piero. Bottano, ragazzino maleducato, bottano. Gli ha detto. Ma ha detto bene la signora. Pure poco. Socialino, sei solo un ragazzino maleducato. Ma porco due. Sei un mafioso. Tutti duri a Milano, porca puttana. Tutte fighette di legno qua. Ma vale in figa. Duro, duro. Cosa non si può neanche qua? Ma lui, minchia, guarda qua. Le sfere del drago. Due sfere del drago. Sempre oh, Goku, le ho trovate! Vabbè, finito qua, essenzialmente. Poi fa ancora il coglione, ma meno male, va, mamma mia, non ce l'ha. No.